Massimiliano, che emozione è tornare con questa saga che ora diventa anche una serie TV? Beh, è una cosa diversa, è una cosa di gruppo, di condivisione, insieme agli amici che hanno diviso con me i primi tre film, insieme a un amico con cui divido la regia, che è Alessio Maria Federici, e soprattutto insieme a dei giovani attori, che insieme a Giallini, Tognazzi, Morelli, Lastrico, La Fiorelli, porteremo avanti in questa serie tutti gli studenti contestatori. Penso a Grace Ambrose, a Sara Baccarini, a Kabir Tavani, e a Matteo Milani, tutti questi bravissimi attori che si affacciano per la prima volta nell'universo di Sky, che per noi è molto importante. Come hai scelto le new entry, in particolare Maurizio Lastri, che abbiamo visto nel primo episodio, sarà un personaggio molto chiave. Beh, Maurizio sarà un personaggio chiave perché lui è un po' un personaggio che nel 1970 muove un po' la scena culturale del momento. Vive in una grande casa di proprietà perché è un uomo molto ricco e che ha fatto diventare una comune, e ospita gli studenti che hanno bisogno. Quindi è il luogo dove si fanno le riunioni del collettivo, le assemblee. Insomma, è un personaggio che per noi è importante. Poi trattiamo un tema con lui molto importante, che è quello, insomma, dei primordi del cercare di fare outing sull'omosessualità, cosa che allora non era come adesso, insomma, era molto difficile. Quindi c'è un bellissimo rapporto di amicizia fra lui e il personaggio di Giampaolo Morelli, in cui Giampaolo gli dice di credere di più nel futuro, perché nel futuro un po' cambieranno le cose. Un altro tema è quello del fermento degli studenti. Come avete scelto di andare in quest'epoca, nel nuovo viaggio del tempo? E se vedi in quei movimenti lì qualcosa che c'è anche oggi, perché anche oggi i ragazzi sono in grande fermento. Io spero che i ragazzi più giovani guardino questa serie e capiscono qual era il fermento di allora, perché spero che torni quel fermento e che si impari dalla storia qualcosa di importante, che quando c'è un movimento del genere, come quello che sta avvenendo con le donne, sono stato alla manifestazione del 25 novembre, eravamo tantissimi in piazza, uomini e donne, c'è sempre un pensiero repressivo. Successivamente, quello che è successo dopo il 68 con il movimento femminista, i primi anni 70, se noi pensiamo agli anni 80 e 90, che sono stati il trionfo del berlusconismo, della mercificazione, scusate, della donna, è stata una reazione feroce contro dei movimenti fatti dalla donna in quegli anni, contro la legge sull'aborto, contro la legge sul divorzio. Quindi adesso dobbiamo imparare dalla storia, capire che dobbiamo fortificarci per resistere a un'onda d'urto di pensiero che inevitabilmente ci sarà. Grazie mille.